Cara lettrici, cari lettori, buonasera, o meglio dire buonanotte. Qua è il vostro Edoardo Ullo che vi parla per il secondo podcast del videogioco.com. Come sempre al mio fianco c'è il buon Antonio, Buonasera a tutti. che mi ha fatto compagnia per la prima puntata. Ovviamente, squadra che vince non si cambia, non sappiamo cosa abbiamo vinto, ma non è questo il Io problema, un'idea ce chissà. l'avrei. Va bene, per l'ora è tarda, ecco, sono l'1:30 di notte di giorno 18 novembre 2011. Ebbè, siamo qui a raccontarvi di videogiochi in maniera molto allegra e scherzosa. Allora, sai, diciamo, notizia fresca fresca di giornata è, diciamo, l'annuncio, no, più che annuncio, no, diciamo il primo video di Max Payne 3, diffuso, divulgato anzi da Rockstar Games. Ha fatto molta impressione. Ecco, tu, la tua impressione a caldo su questo nuovo arrivo? Allora, il primo commento che mi è venuto in mente è meraviglia assoluta. Le mascelle dove le hai lasciate nel frattempo? Sparsa è quella, insomma, Ricordiamo, le mascelle sono due, quindi rigorosamente. rigorosamente due, se è la terza non so cosa sia. Quindi E insomma, mi ha sbalordito soprattutto la cura per le animazioni, che è allucinante. Credo di non sì. avere mai visto prima una cura tale. Magari non ho giocato tutti i giochi usciti, però mi sembra che il lavoro fatto da Rockstar sia di quelli che non si dimenticano. Veramente impressionante. Ricordiamo che Max Payne 3 uscirà a A marzo, se non marzo, erro. sì, almeno questa è la data, il periodo che hanno indicato, non si sa se verrà slittato, come sovente succede. Certo. E soprattutto la cosa storica è che Max Payne 3 non viene sviluppato dagli sviluppatori originali, ovvero i, spero di non sbagliare, Remedy, cioè quelli che hanno fatto ultimamente Alan Wake. Passate Xbox, diciamo. Diciamo che sviluppano Microsoft, diciamo. esclusivamente per Microsoft, hanno fatto in ultimo Alan Wake, si stanno dedicando alla prima espansione, non so se è un seguito, un'espansione, un No, DLC. è una sorta di capitolo standalone che farà da ponte tra questo e il Il seguito, ho secondo. capito. Quindi una sorta di espansione. Non ho ben capito se gli Spike VGA poi verrà rilasciato il video relativo a questo episodio o al 2. Purtroppo, Non saprei. con tante notizie da seguire, questa può anche sfuggire, però ne sapremo di più, saremo più chiari. Quello che è quasi sicuro è che Futuro. verrà distribuito solo sull'Xbox, sul negozio digitale dell'Xbox. Sì, e Tornando. questo ha creato un attimino di polemiche tra gli utenti, perché solitamente i giochi diffusi online, lo ricordiamo anche per chi non sa molto bene queste dinamiche, solitamente si crede che i giochi diffusi online siano, come dire, un po' monchi, un po' più scarni di contenuti rispetto ai giochi, diciamo, ai titoloni anche diffusi nelle tradizionali scatole, ma spesso e volentieri non è così. Comunque, torniamo a Max Payne Tornando 3. a Max Payne e a Rockstar, dicevamo c'è stato questo passaggio di consegne. Remedy comunque supervisiona tutto il lavoro perché stiamo parlando del loro, tra virgolette, primo figlio. Max Payne è stato nel 2001 il gioco che li ha lanciati tipo cannonata nell'Olimpo degli sviluppatori. E insomma, supervisionano Rockstar che sta facendo un lavoro, secondo me, da quello che si è visto, impressionante. Dico solo per la voce del doppiaggio in italiano. No, questa. Una voce calda. Mamma mia. No, questa non l'ho sentita ancora. Ho visto però questo mini documentario che hanno fatto sulla tecnica, le animazioni, l'intelligenza artificiale, ed è sbalorditivo perché, come tecnica, le animazioni, soprattutto del protagonista,
sono dire che sono certosine è dire poco. Veramente, invito tutti interessati a guardare questo video perché è impressionante. Poi c'è questa presenza del bullet time che è ancora più spettacolarizzata. In generale c'è questa tendenza a rendere cinematografico all'estremo tutto il videogioco. Sembrerà veramente di giocare un film d'azione tipo quelli con Bruce Willis o film noir, comunque pieni pieni di azione. Un'altra cosa tanto cara agli appassionati è appunto questa dicitura, la trama noir, che ha sempre contraddistinto Max Payne. Molti si erano spaventati perché le prime immagini erano completamente fuorvianti, non so se ti ricordi. Se non erro, l'ambientazione dovrebbe passare a Rio de Janeiro o in Sì, le Brasile. prime immagini mostravano Max Payne senza barba e senza capelli, con la canottiera, bruciato dal sole, in mezzo alle favelas. E vabbè, un po' di vacanza ognuno, cioè, se la passa dove E vuole, giusto? invece, diciamo, io non odio e non voglio rovinare la trama a nessuno. Diciamo che Rockstar ha corretto un po' il tiro, ha fatto luce sulla situazione. Si parte da. Vabbè, col bullet time è facile correggere i film, io Esatto. dico. Sicuro. No, praticamente si riprende il filo narrativo lasciato in Max Payne 2, riprenderemo il controllo di Max Payne per come l'avevamo lasciato, quindi con capelli e barba, un po' trasandato, e poi con l'evolversi della trama si vedrà questa evoluzione anche del personaggio che cambierà anche look. Poi per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, dicono che sarà molto varia, questo è tutto da dimostrare, perché se c'è una cosa che mi ha. Quella è la vera sfida, secondo Sì, me. perché giocando ultimamente agli sparatutto, sia in prima che in terza persona, rimango scioccato dalla pochezza dell'intelligenza artificiale, la scarsa reattività che hanno tutti gli avversari. Si spera, perché è una sfida che ha O lanciato. si spara, essendo. Si spara che Rockstar. Si spera che Rockstar non le spari troppo grosse, perché veramente sarebbe bellissimo vedere le squadre speciali, le teste di cuoio che si comportano in una maniera, i mafiosi e gli sgherri che si comportano in un'altra maniera, e infine ci sono i rapinatori, i ladruncoli che fanno un Il altro bello e il cattivo contesto, esatto, fanno tempo. un altro tipo di I controllo. cani sciolti, diciamo, ecco, l'elemento di disturbo. Quindi Ma a parole siamo tutti bravi, speriamo che con i fatti, tranne noi, probabilmente, tranne vero? noi, soprattutto io, però va benissimo. Ah! E niente, questo per quanto riguarda il comparto tecnico, Max Payne mi sembra già adesso una roba impressionante, ancora mancano 6 mesi, chissà da quanto tempo ci lavoravano e non lo sapevamo. Vabbè, chissà da quanto tempo lavoreranno a GTA 5 che è stato recentemente annunciato ufficialmente. Lo sapevano tutti che era già in sviluppo, ma hanno fatto preziosi. La Rockstar è sempre così, sempre preziosa. Però intanto ti fa il gioco che oggettivamente ti lascia un po' così, perché anche di recente, diciamo, a marzo, se non erro, ed ora per PC finalmente è uscito L.A. Noire, che molti hanno apprezzato soprattutto per le animazioni facciali. Ha dato una nuova linfa, ha gettato le basi per una nuova tecnica, una nuova avanguardia. Ormai certuni, parlando in giro, dicono che dopo aver visto L.A. Noire in azione, poi tornano a giocare ad altri giochi e l'impatto, dicono, non è la stessa cosa, non è il medesimo impatto, in L.A. Noire sono. Le animazioni ti danno qualcosa in più veramente. Io ancora non ho avuto la fortuna e il piacere di
di provarlo, Io ma è. nemmeno l'ho visto in azione, non soltanto tramite filmati e tutto adesso, ma dal vivo non ho avuto il piacere ancora. Purtroppo è un po' Io così. l'ho visto in azione il primo livello, forse, su Xbox. Diciamo che è veramente impressionante. Poi un livello solo e visto giocare non significa niente. Ma. Una rondine non fa primavera, come si suol dire. Esatto. Quindi. Bene, bene, bene. Senti, Sì. oltre a Max Payne 3, siamo ancora a novembre. Qualche giorno fa è uscito per gli appassionati PlayStation 3, in esclusiva chiaramente per la console di Sony, Uncharted 3, terzo capitolo delle avventure di Nathan Drake. Tu che sei più o meno il biografo ufficiale, Nathan Drake, Esagerato. no, più o meno credo sia questo il tuo status ora come Lo ora. siamo un po' tutti, vabbè. No, io no, non lo conosco e non ci ho preso il caffè. Mi risulta da voci di condominio, soprattutto, e non di corridoio, che tu qualche cosa in più la sappia. Cosa ci sai dire di Uncharted 3? Cosa vi posso dire? Che Ne parlano tutti bene, parlano attenzione, tutti hanno bene. voti assurdi, È il più venduto giocatori, gioco gioco dell'anno più venduto dell'anno per per PS3. esclusivo per PlayStation 3. È uno dei più venduti di sempre su PlayStation 3. Certo. Mi pare secondo solo a Metal Gear Solid 4. Poi non ricordo il terzo titolo, la top 3, insomma, è fatta da Metal Gear, Uncharted 3 è un altro gioco di cui non ricordo il nome in questo Vabbè, non è grave, non è momento. grave. Noi Parliamo di Uncharted 3. parliamo di Uncharted 3 che offre una storia assolutamente non legata dai precedenti capitoli. Ci saranno i personaggi, diciamo, i compagni d'avventura di sempre. Di Nathan, che sono Chloe, che è stata vista per la prima volta nel secondo gioco, Elena e Sullivan, che sono i due compagni di sempre, diciamo, fin dal primo gioco. In questo terzo episodio, Nathan Drake dovrà vedersela con dei fantasmi del passato, o per meglio dire, con cattive conoscenze del passato, e andrà alla ricerca dell'ennesimo segreto che riguarda il suo avo Sir Francis Drake, il famoso corsaro della regina d'Inghilterra. E Sì. si metterà addirittura sulle tracce di Lawrence d'Arabia alla ricerca di una città perduta nel deserto appunto arabo. Insomma. Se non ricordo male, Siria, no? Dio, Più o meno. mi metto in difficoltà, insomma, No. andrà sì, nel deserto, presumibilmente quello siriano, a cercare questa città, fantomatica città perduta. Ovviamente riferimenti a Con Toto da rabbia. Con Toto d'Arabia, esatto. Ma di cosa stiamo parlando? Sempre Uncharted 3, Sempre esatto, Uncharted. poi non. E insomma, come tutti i giochi di Uncharted. Si ispirano moltissimo alle pellicole di Indiana Jones, per esempio. Beh, non ultimo il famoso video, i famosi video con gli spot dietro le quinte. Beh, sì, uno quando pensa a Nathan Sì. Drake e avventurieri o archeologi, ricercatori, non può non pensare al mitico Harrison Ford e a Chi ha Indiana Jones. girato uno spot per la versione giapponese del gioco, tra l'altro. Tra l'altro, Quindi, dopo questa nota di colore, puoi riprendere ad illustrarci Uncharted 3. sì, no, più che illustrare, stavo dicendo che realtà e fantasia si fondono magistralmente nella sceneggiatura preparata dai sviluppatori, e quindi si andrà alla ricerca di questa città perduta sulle orme di Lawrence d'Arabia e Francis Drake. Come al solito ci sarà una minaccia da sventare, come siamo abituati in quasi tutti i giochi
Uscì. Ti interrompo un attimo perché stiamo andando in pausa, o pubblicità o pausa, fate voi. Il tempo di andare in Ok? bagno, prendere un tè caldo, eccetera, Esatto, eccetera. a dopo. Fine prima parte, ragazzi. A dopo.